Come promesso, dopo questo bel pezzo musicale abbiamo l'onore e il piacere di chiacchierare di calcio in compagnia della firma storica del Corriere dello Sport, Rino Cesarano. Ciao Rino, è un grande piacere averti con noi. Buonasera a voi. Ti faccio salutare da Federico Mancini, che è anche qui al mio fianco, co-conduttore di questa trasmissione. Piacere, un saluto Rino. Ciao, ciao Federico, ciao. E ti ripresento chiaramente in diretta perché abbiamo avuto prima modo di chiacchierare anche con Ciro Gaipa di napolicalcionews.it. Ciao Rino, piacere. Ciao, ciao Ciro, ciao. Allora, la notizia è balzata subito all'occhio ed è quella inerente Higuain. Una giornata levata al Pipite ci sarà con la Roma. Che impressione hai avuto, caro Rino? Sì, è non positivissima, devo dirvi la verità, anche se era previsto che scontassero una sola giornata. Non positivissima perché il palazzo, il sistema non va, noi lo sappiamo, nel senso che nessuno all'interno ha il coraggio di smuovere le acque come dovrebbe di fronte all'evidenza e di fronte a certe testimonianze. A questo punto è stato anche inutile che Higuain sia andato a Roma e che lo stesso De Laurentiis abbia perorato la causa del giocatore. Ci sarebbe voluta una presa di posizione di Irrati, un supplemento di referto in cui lui con onestà intellettuale spiegasse chiaramente come era andato l'episodio di Udine. Probabilmente non c'è stato, o la corte sportiva non ha voluto smuovere troppo le acque e non ha voluto creare un caso, perché altrimenti si sarebbe sollevata l'Italia calcistica intera Ah, beh, certo. contro questa decisione. Il problema è che purtroppo in Italia il pesce grande mangia il pesce piccolo. Il Beh, Napoli non è certo. ancora un pesce grande, lo sta diventando, però io dico che difficilmente lo diventerà in tempi brevi se il comandante di questa nave non cambia un po' strategia e cerchi delle alleanze all'interno, perché da solo le rivoluzioni non si sono mai fatte, le guerre non si sono mai vinte da soli, Vero. sempre con le alleanze giuste e con la politica giusta. Io ricordo i tempi di Fellaini, quando lui riuscì ad inserirsi in qualche misura nel palazzo e riuscì a circondarsi i personaggi che contavano all'interno del club. Nel caso del Napoli ci troviamo solo con De Laurentiis, che Beh. tra l'altro è un personaggio anche abbastanza focoso, Sì, è un vero. personaggio che risulta anche scomodo perché va a toccare gli interessi dei grossi club, va ad alzare il tappeto e a sollevare la polvere. Questo non va bene, non fa comodo No, a chi assolutamente. usa il calcio per i propri interessi. Alludo alla Juve, alludo al Eh Milan, beh. alludo anche alla stessa Inter, e quindi noi sappiamo come va, e purtroppo non va bene così, No, perché si no. penalizza lo sportivo sano, lo sportivo puro, e si frena la crescita di club giovani come può essere il Napoli. Vero. Ma al contrario, in Inghilterra, in Gran Bretagna, noi verifichiamo come il Leicester di Ranieri riesce ad imporsi sui grandi club, riesce Certo. a primeggiare, e il sistema della Premier riesce anche a cambiare un arbitro alla vigilia della partita se poco poco c'è un minimo di sospetto che quell'arbitro simpatizzi per una delle due squadre. È Quello è vero, è coraggio, quello è vero. forza e voglia di trasparenza che in Italia non c'è. Ed è grave questo, ed è veramente grave. Sì, Speriamo che di però per altri me che esempi sono Leicester ce ne siano. sì, però per me che sono tanti anni nel calcio non mi sorprende più di tanto, vi devo dire la verità. Speravo che qualcosa cambiasse, invece si cambia per non cambiare, si cambia la guida del calcio per non cambiare, si mette un direttore generale al vertice della Lega che fa comodo ai club e non c'è novità, non c'è No, svolta, no. perché voi vedete i diritti televisivi per le partite all'estero sono finiti all'infront e voi sapete che diciamo, ci sono dei giochi sotterranei all'interno di queste aziende che poi vendono i diritti, vabbè, ma non mi fate andare oltre. No, no, ce ne sarebbe da dire. Decisi su web, perché sennò ci becchiamo una querela. No, no, Adesso sto evitiamola. parlando sull'onda dell'emotività, perché è fresca la notizia
giornata, certo. E io mi auguravo di avessero il coraggio di tornare due, invece non l'ho e invece così non è stato. Quindi sono un pochino siamo tutti abbastanza amareggiati di questo, sicuramente. Mi dispiace perché togliere un giocatore, dare 4 giornate a un giocatore, voglio dire, quando un giocatore dà un pugno all'arbitro, in quel caso lì Higuain sì, ha sbagliato e meritava una punizione anche ferma, forte, però in quel caso lì Inzaghi va contro, fa 3 passi, va verso Higuain. Quando un arbitro, non lo dico io, l'ha detto anche Cesari, sì, di meglio, esatto, sì. Arbitri, un arbitro che si rispetta, dopo una decisione del genere, cambia direzione, si volta, si gira, se ne va e non va contro il giocatore alza le mani istintivamente perché si vede l'arbitro arrivare a 20 centimetri da lui. Infatti. Quindi non lo colpisce con violenza, non c'è. No, no. Il gesto di Guardoso non merita 4 giornate. 4 giornate mi sembra un'esagerazione. Verissimo. Il problema si va a monte e poi si trascina a palla. È decisamente sì. Sono sicuro che anche il buon Ciro Gaipa ha una curiosità per te, Carolino. Sì, no, vabbè, parliamo di presente perché domani sera c'è una partita importantissima, quella tra Inter e Napoli. E leggo proprio sul Corriere dello Sport oggi in edicola un articolo molto interessante su Manolo Gabbiadini, che è l'italiano con la miglior media minuti gol. Un gol ogni 121 minuti per Gabbiadini, 27 gol nelle ultime due stagioni tra campionato e coppe. Insomma, un calciatore che può fare la differenza anche a San Siro domani sera. Certo, però Ciro, non avevamo bisogno di questo articolo per scoprire le qualità di Gabbiadini. Lo sapevamo già noi, ce ne eravamo già accorti nella loro reazione, insieme in Napoli, ma anche in precedenza con la Sampdoria, con la Fermentura. È un giocatore di potenzialità straordinarie, soprattutto nel centrare la porta, cioè uno che vede la porta da qualunque posizione e ha questo tiro micidiale che inganna tutti i portieri. Ha vari colpi, non è Higuain perché non imita il passo, non fa movimenti, non riesce a fare il reparto, non riesce a trattenere, a far salire troppo la squadra, però è un finalizzatore principe, è un giocatore straordinario. Io faccio il tifo perché per lui, un giornalista non deve fare il tifo per un giocatore, ma in questo caso io mi sbilancio e vi dico che faccio il tifo perché è un ragazzo di 24 anni, italiano, serio, per bene, che ha saputo soffrire, ha stretto i denti e ha pagato, nessuno lo dice, ma lo diciamo noi perché seguiamo il Napoli, ha pagato quell'infortunio maledetto alla caviglia e quindi non è riuscito nei momenti topici, cioè tra dicembre è stato fermo, dal 14 novembre al 15 dicembre, poi dopo ha dovuto recuperare la condizione, quindi nel momento topico della stagione, quando il Napoli era impegnato in Europa League, era impegnato in campionato, quindi poteva dare un po' di respiro ai Wayne, il giocatore è venuto un po' meno perché non c'era sotto il profilo atletico della condizione. E quindi niente, spero e mi auguro che lui con l'Inter possa fare una grande partita. Tra l'altro è un giocatore seguito dall'Inter, esatto. Visto anche bene in Bundesliga, a gennaio c'è stato un fortissimo interesse per questo ragazzo. Quindi è un capitale del Napoli, ragazzi, un capitale del Napoli, un 91, così come in questa squadra ci sono altri 5 91 e c'è un 94 che gli sai, e nessuno sottolinea questo. Esiste un telaio, in questa squadra formidabile, che se la società riesce ad operare bene al mercato prossimo, e il Napoli nel campionato 2016-2017 è protagonista ancora e può iniziare, può colmare quel gap, però scusate se mi dilungo. No, non ti preoccupare, Rino. Però il gap con la Juventus, ragazzi, è bene che ce lo diciamo tra di noi, sì, non lo si colma solo sul piano tecnico, no, il gap lo si colma anche sul piano della struttura societaria, sulla crescita, sulla maturità del club. Mi spiego meglio: nel momento, sì, in cui i giocatori che sono in panchina sono di valore scalpitano, vuol dire che il club non ha la forza, non ha il peso per tenere a bada questi giocatori e far capire a questi giocatori che si trovano
un grande club che possono fare anche la panchina, perché il Napoli è diventato un grande club. Ecco. Per fare questo ci vuole una società forte. In questo momento la società è verticistica, c'è solo il presidente e tutti i crediti contorno, non è gente che ha grandissime esperienze, alludo a Giuntoli, alludo a Sarri, alludo a tutto l'entourage, l'area tecnica ma anche l'area dirigenziale. Certo. Non ha questa forza, non so se siete d'accordo con me. No, io sono d'accordissimo, è vero. Questo che ha presente la Juventus di tenere a bada Zaza e poi impiegarlo, e Zaza ti dà tutto, lo scarpita. Se vi ricordate, Quagliarella scalpitava a Napoli per fare qualche panchina, andare a Juventus e rimase in panchina, però non scalpitava più. E infatti. Quindi ecco la differenza. Ecco Rino, ma... Sì, no, scusami se ti interrompo, ma non può esserci il rischio anche con Gabbiadini, magari il Napoli può cedere a qualche avanzo in estate, soprattutto se dovesse restare Higuaín? Certo, certo, come no, certo, certo. Bisogna vedere un attimino gli argomenti che presenta il Napoli al procuratore, al giocatore stesso, perché quando all'esterno si vedono delle situazioni, delle scene di poca forza del club, è normale che un giocatore dica ma io che sto a fare, che sto a perdere cioè voglio dire, invece nella Juventus non lo dice. Perché non lo dice? Perché sta già in un grande club, partecipa alla Champions, la squadra che quindi ha vinto già tanti scudetti in fila, un palmarès, un qui in Napoli invece non è ancora quello che dà. No. A parte, io non voglio neanche parlare di potenzialità di fatturato, io parlo proprio di struttura di club. Ed è una cosa molto importante. Esatto. Ed è una cosa molto importante, sì. Paratici, gli Agnelli, Medved, nel Napoli non esistono queste figure, non ci sono. E quindi contano queste figure, contano e hanno ascendente su chi va in panchina. Eh beh, è una giustissima sottolineatura tua, Rino. Ti voglio far fare una domanda dal buon Federico Mancini, che sono sicuro ha tante curiosità per te. Sì, volevo chiedere a Rino, per quanto riguarda, ritornando al fatto della struttura societaria, col senno di poi, se l'avvento di De Laurentiis è quello che ci meritavamo, oppure c'erano in realtà anche altre prospettive di Sceicchi, qualche che dessero una struttura un attimino più adeguata. Subito, perché ti rispondo subito, io ho seguito tutto dopo il fallimento, ero davanti al tribunale con altri colleghi e non c'era questa soluzione né in casa né in Italia. E io dico per fortuna che è uscito De Laurentiis, perché diciamo i candidati erano Puzzo, erano altri personaggi, Gaucci. Gaucci è un po' prima, ma è meno attendibile, anche se in quel periodo il Corriere dello Sport cavalcò Gaucci, ma solo per alimentare l'entusiasmo, perché si era spento tutto l'entusiasmo intorno a questo club, sembrava che non avesse più nessuno, che stesse naufragando, che stesse sparendo nell'anonimato, invece era il Napoli dei due scudetti della Coppa UEFA, era il Napoli dei sei milioni di tifosi al mondo, e quindi il Corriere dello Sport in quel momento di vuoto assoluto che c'era di pretendenti uscì allo scoperto Gaucci, smosse un po' le acque e il Corriere dello Sport cavalcò, ma il Corriere dello Sport sapeva benissimo chi era Gaucci e che non era all'altezza di un club così prestigioso come il Napoli. Dopodiché se vi ricordate poi uscirono altri, ci furono altri tentativi, si fecero delle connette fantomatiche e poi per fortuna, io dico per fortuna perché poi se andiamo ad analizzare, noi adesso critichiamo delle cose che non vanno, però se andiamo ad analizzare nel complesso, il Napoli in 9 anni ha scalato l'Himalaya, ha fatto delle cose incredibili, e se noi siamo qui a parlare, proliferano tante attività private, c'è tanto interesse intorno al club, sono tornate le donne allo stadio, i bambini, ci si è creato tutto un movimento. Lo Sceicco arriva nel momento in cui esiste una città con un impianto all'altezza, una città che non si crea problemi, dove trova terreno fertile, ma a Napoli è difficile fare impresa a Napoli, è molto complicato. Così come in Italia, caro Rino, vero?
anche in Italia. Sì, abbiamo una cultura sbagliata, il tifoso, avete visto quello che è successo a Palermo, però non si arriva mai ad episodi di violenza simile. Vi ricordate cosa è successo per Ciro Sposco, che appunto ci sta facendo il processo. E quindi non, quale scelta si avvicina, e magari vanno a Paris Saint Germain dove c'è un clima decisamente più favorevole, vanno in Inghilterra, sicuramente sì, dove si va allo stadio come a teatro, c'è un senso di sportività decisamente diverso. In Italia è difficile, soprattutto a Napoli è ancora più difficile, e quindi dico che è stata una fortuna De Laurentiis, però adesso su quella fortuna secondo me ci vuole quel qualcosa in più per fare il salto di qualità, che mi auguro che lo si faccia in qualche misura, anche se purtroppo il fatturato è quello, quindi non riesce a stare in via ad andare, però con la Champions, qualificazione in cerco di secondo posto, con le plusvalenze di tantissimi giocatori, tantissimi, non dico i Higuain perché è troppo banale, dico, però parlo di per esempio Calderon è stato pagato 10, è stata già ammortizzata una parte della cifra dell'acquisto, adesso tu se lo vai a vendere, uno come Calderon non vale meno di 20-25 milioni di euro, ed è una consulenza pazzesca enorme, ma anche gli altri, parlo anche di altri, Giorginia, Koulibaly, preso a 4-4,5, adesso dovrebbe essere meno di 10-15, già in estate gli inglesi volevano dare tanto, e quindi credo che le prospettive siano rose a questo punto. Certo, ora veramente ci attendiamo soltanto l'ultimo step per poter, sognare in grande. Io non lo, Rino, per scaramanzia mia, quella parola con la S non la dico mai, ma speriamo veramente che prima o poi possiamo festeggiare. È difficile, ma perché sai perché? Sì. Perché noi tutti ci rompiamo la bocca, tutti quanti parliamo del titolo, perché noi giornalisti siamo bravi a parlare, no? Ma lo scudetto è una serie di tante circostanze, non è che vinci lo squadrone e vinci lo scudetto, devono coincidere tante cose, pochi infortuni, devono coincidere delle situazioni favorevoli, qualche arbitraggio a favore, insomma, arbitraggi regolari, regolari, esatto. E quindi voglio dire, un insieme di tante cose lo scudetto, non è che tu fai No, vero. C'è tutto un insieme di cose, però se tu hai una squadra già forte, un passo avanti. Decisamente. Soprattutto se sei abituato a stare a quelle vette, no? Quelle abitudini in Napoli, vero. Secondo me ha pagato un po' questo, anche un po' di più, perché non solo la squadra non era abituata, ma anche l'allenatore. L'allenatore è stato espulso dal campo tre volte, se non quattro, se non sono troppe. Trasmettendo un'ansia e un nervosismo anche alla squadra stessa, non lo si fa. Vero. Una squadra che sta nelle prime posizioni non può avere un allenatore poco tranquillo in panchina. C'è un allenatore che sa controllare anche i tecnici, quindi cosmo, c'è una società forte, ci vuole una lacrima, una considerazione da parte dei media, e tutto, non è che tu lo scudetto non ci si rende conto, noi da fuori diciamo sì lo scudetto, la gente dice lo scudetto, però per arrivarci ci vuole del tempo, anche il Napoli di Maradona, dico un po', è vero, il primo scudetto e poi non c'entra subito il secondo, se vi ricordate, verissimo, per vincere il secondo, e quindi voglio dire, però le premesse, a me piace vedere sempre il bicchiere con mezzo pieno, perché già la vita è piena di problemi e di guai, e quindi cerchiamo di andare dal calcio, con il Napoli ce ne ha regalato più di uno quest'anno, sicuramente sì. Rino, io... No, ma anche perché, insomma, non ci dimentichiamo che il Napoli di Ferlaino impiegò 15-16 anni prima di vincere, dal 69 all'80 anni. Non voleva arrivare a quello. Sì, bravo. Speriamo veramente che ci possa essere un minor tempo, ecco. Anche dopo. Ma ci siamo, quasi. Ci siamo quasi, dai, speriamo veramente bene. Rino, io veramente voglio ringraziarti per la tua disponibilità e competenza, e ti auguro il meglio per il futuro, e ti auguro anche un buon proseguo. La partita con l'Inter, perché di cui abbiamo parlato pochissimo. È vero, però. Io mi auguro che il Napoli giochi da squadra, cioè da Napoli. Sì. Cioè, il Napoli mette in mostra la sua
già un previsto di due passi avanti, perché non è una partita facile quella lì. L'Inter ha delle individualità, aspetta questa sfida magari con la speranza di prendere la Roma. L'Inter ha degli spunti rabbiosi dei singoli che ti possono mettere in difficoltà. Dall'altra parte però il Napoli ha un'organizzazione di gioco che esprime un tasso tecnico decisamente superiore e può creare a sua volta dei problemi all'Inter, giocando però a testa alta, con la condizione giusta e con le gambe giuste. E quindi mi auguro soprattutto che Cuffaro riesca a contenere dalla sua zona di fare le emozioni di vista dell'Inter. Mi auguro che faccia altrettanto sai, la giusta resistenza degli altri due mediati che sono Amri e Dalla, e che non lo lasciano solo, che giochi come tu, se Napoli gioca come tu, fece con Milan, se vi ricordate all'andata, sì, fu una delle partite più belle, e praticamente non esisteva in campo, perché dall'altra parte c'era un Napoli super organizzato, sicuramente sì. Bene, è stato un piacere parlare con voi. Quindi l'augurio è quello che si possa ripetere un bis, ecco, sempre a Milano, quindi. E magari, perché se i punti sulla Roma sono fondamentali per presentarsi poi allo scontro diretto. Decisamente sì. Grazie Rino. Grazie Rino. Grazie, ciao. E tante care cose. Grazie a voi, buona serata a tutti. Altrettanto, grazie. Ciao Rino, grazie mille.